Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il prima TG che apriamo con le rassicurazioni dell'EMA sull'efficacia del vaccino di AstraZeneca. Dice l'Agenzia Europea del Farmaco, i benefici superano i rischi e dunque quelli che sono eventi molto rari di fenomeni trombotici e tromboembolici sono effetti collaterali, sì, ma succedono davvero in numero infinitesimale. L'EMA ha ricordato agli operatori sanitari e alle persone che hanno ricevuto il vaccino di rimanere comunque consapevoli della possibilità di questo rischio. Finora, comunque, la gran parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. In caso di problemi, comunque, è importante avvisare il proprio medico. Le persone che hanno ricevuto il vaccino, qualora appunto dovessero avere questi sintomi, devono far riferimento appunto a casi di piastrine basse e dunque queste situazioni necessitano di un consulto medico perché possono essere trattate con successo. Il Comitato per la Sicurezza dell'EMA ha verificato quelli che sono stati dei casi di trombosi, ma si sta parlando di numeri infinitesimali perché riscontrati circa una sessantina, ad esempio in Gran Bretagna, dove 25 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca. Sulla situazione proprio del siero Vaxzevria di AstraZeneca si è espresso in una conferenza stampa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che ha spiegato quella che è la scelta dell'Italia, rassicurando anche coloro che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino. Sentiamolo. La posizione che è stata di fatto decisa dal ministro dopo un confronto che ha coinvolto, oltre a noi tre, anche altre figure istituzionali, è stato quello di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. Faccio un ultimo commento che riguarda la seconda somministrazione, perché è stato pure un elemento di valutazione e di riflessione molto attenta. Al momento non ci sono gli elementi per non considerare la somministrazione dello stesso vaccino, cioè del vaccino di AstraZeneca, in chi ha ricevuto la prima dose di questo vaccino, pur essendoci, e l'ho detto prima, un numero limitato di soggetti che hanno ricevuto una seconda dose, quindi essendo importante che vengano fatte ulteriori riflessioni una volta che i numeri vengano poi accumularsi, confermando questo tipo di indicazione, piuttosto che considerando soluzioni alternative. Ora i nuovi casi nazionali sono 13.708, i nuovi positivi al tampone, in base a quelli che sono i dati diramati dall'unità di crisi nazionale, a fronte di 339.939 test elaborati nelle ultime 24 ore. Alto il numero delle vittime, sono state 627 in una sola giornata e si totalizza il numero complessivo di 112.374 vittime. Per quanto riguarda il numero di dimessi e guariti, sono stati 20.927 nelle ultime 24 ore. In Campania, invece, secondo i dati diramati dall'unità di crisi regionale, sono 1.358 i nuovi positivi, con 516 persone risultate sintomatiche, a fronte di 14.520 tamponi molecolari elaborati. Il tasso di incidenza cala in maniera importante, scende al di sotto del 10%, si attesta al 9,35%. Sono 66 le vittime, con 34
persone decedute nelle ultime 48 ore e 32 in precedenza, ma contabilizzate soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 2.087. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 149 i posti letto di terapia intensiva occupati a fronte di una disponibilità di 656, mentre invece aumento lieve delle persone ricoverate in degenza ordinaria. Nella giornata di martedì erano 1.603, nella giornata di ieri invece 1.606. Speranza per il futuro delle possibili riaperture arrivano dal ministro del turismo Massimo Garavaglia, che ha detto che il 2 giugno, festa nazionale dell'Italia, potrebbe essere una data per le riaperture. Ha detto il ministro: stiamo lavorando settore per settore con protocolli seri per cercare quanto possibile di procedere a riaperture. Ci sono dibattiti ideologici, ma quello che facciamo noi non è seguire le ideologie, ma dare segnali importanti affinché settimana dopo settimana ci si possa avvicinare in maniera sempre più concreta verso le riaperture. Il ministro ha poi aggiunto: lo scorso anno non sapevamo a cosa andassimo incontro, questa volta abbiamo l'esperienza dello scorso anno e un piano vaccinale che sta procedendo. Stiamo lavorando anche al Green Pass, che prevede tre condizioni, ovvero il vaccino, aver avuto il Covid e un tampone negativo. È un modello che sta prendendo piede, ha concluso Garavaglia, perché ci sono già numerosi voli che infatti stanno già procedendo in tal senso. Notizie rilevanti per la campagna vaccinale arrivano anche da Napoli, perché ci sono 500 farmacie tra Napoli e provincia che hanno già manifestato la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale. L'obiettivo è di poter consentire l'organizzazione delle somministrazioni anche nelle farmacie, proprio da poter, in maniera tale da poter velocizzare la campagna. Sul punto ha detto Riccardo Maria Iorio, il presidente di Federpharma di Napoli: abbiamo avuto incontri proficui con i referenti della regione Campania, con cui c'è stata grande disponibilità operativa, andando a rimodellare sulla campagna vaccinale le regole già sperimentate in maniera positiva per poter eseguire i tamponi in farmacia, allo stesso modo proseguire con il vaccino nei modi più sicuri possibili. Il vaccino che dovrebbe essere somministrato nelle farmacie dovrebbe essere quello di Johnson & Johnson, atteso in Italia nella metà di aprile. Ha detto: sono già arrivate molteplici richieste, ma non è possibile al momento procedere a prenotazioni perché c'è bisogno di indicazioni precise. Il Presidente ha concluso affermando una speranza, ovvero quella che il Governo possa inviare il giusto numero di vaccini e che invece non capiti quello che ha già più volte denunciato il Presidente De Luca, ovvero che arrivino dosi minori rispetto a quello che è il numero della popolazione. Ci spostiamo ora a Somma Vesuviana, perché il prefetto di Napoli ha visitato proprio la cittadina per manifestare la propria vicinanza alle istituzioni in un momento delicato. Operazioni straordinarie di controllo sul territorio, insieme anche ad un piano economico e sociale di sviluppo. Sul punto sentiamo le parole proprio del prefetto Marco Valentini e del sindaco di Somma di Sarno. Vivamente il signor prefetto di Napoli, il dottor Marco Valentini, per la sua presenza sulla nostra città, nella nostra città. È stato un momento importante, un momento solidale, un momento di programmazione. Abbiamo spiegato al signor prefetto ciò che stiamo facendo per la sicurezza del territorio. Abbiamo parlato di telecamere installate su punti nevralgici della città, anche a centro, in periferia e soprattutto nella zona del parco del Vesuvio. Abbiamo parlato degli atti intimidatori che sono arrivati a due membri della nostra comunità, tra cui un consigliere comunale. Abbiamo parlato soprattutto ed in particolare anche di un altro problema che sta attanagliando in questi giorni la nostra città, la problematica dell'edema. Io infatti ho consegnato nelle mani del signor prefetto una lettera scritta dagli RSU di base dell'edema. E ho chiesto vivamente, anche io con una lettera di accompagnamento, un aiuto da parte del signor prefetto affinché questa problematica venga portata su tutti i tavoli istituzionali, sia del governo regionale che del governo centrale. Una
scelta quella di stare sul territorio, visitare gli enti locali, in primo luogo per dare la disponibilità della prefettura per essere supporto delle amministrazioni per le loro progettualità in termini di competenze, in termini di scambio di buone pratiche. Oggi abbiamo parlato con il sindaco e con gli amministratori anche di un'iniziativa che la prefettura sta portando avanti sugli atti intimidatori che a volte avvengono sui territori per far accrescere le competenze, la condivisione, che è un'iniziativa già partita. Qui a Napoli ha avuto un buon successo di partecipazione, la continueremo nelle prossime settimane. Il quadro di questo comune, così come mi è stato rappresentato, è un quadro abbastanza buono per quanto riguarda l'attività amministrativa. Noi siamo naturalmente molto attenti anche sul versante della sicurezza, perché negli ultimi mesi si sono verificati alcuni episodi sui quali sono in corso indagini, e per questo abbiamo anche concretamente rafforzato il controllo del territorio. Anche oggi si sta svolgendo un'operazione straordinaria di controllo sul territorio, lo continueremo a fare perché ovviamente la sicurezza è la condizione che poi ci consente di far funzionare bene anche tutti gli impegni dell'amministrazione sul piano economico e sociale. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro nel bollettino di mercoledì 7 aprile. Sono 196 nuovi positivi, cui si aggiungono 12 vittime e 301 persone guarite. I test analizzati sono stati 1844 per un tasso di incidenza del 10,62%. In netta discesa rispetto alla giornata di martedì. Nel saldo complessivo, visto l'alto numero di guariti, si registrano meno 117 positivi su tutto il territorio. Per quanto concerne invece le singole città, Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 606 persone contagiate, c'è poi Marcianise con 484 e Maddaloni con 460. A Santa Maria Capua Vetere sono partiti i lavori per la realizzazione della condotta idrica proprio del carcere locale. Sul punto ascoltiamo le parole del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Oltre ad annunciare con soddisfazione la fine di una vergogna, io credo che dobbiamo trarre poi alla fine di tutto anche un insegnamento, una indicazione positiva da trasmettere. Cioè, l'attenzione a chi è in condizioni di maggiore debolezza e sofferenza deve essere parte di una strategia di governo, di una comunità, e la collaborazione, al di là dei ruoli, rispettando il ruolo di ciascuno, che sono ruoli anche diversi, come è giusto che sia. Ma alla fine, dietro ciascun ufficio pubblico c'è una foto alle spalle del titolare, poi cambia l'immagine perché il presidente ovviamente non è sempre lo stesso, ma quella foto, quella cornice significa che c'è qualcosa che questi uffici pubblici unisce. È un'idea di Stato, un'idea di comunità, che spesso viene smarrita o trascurata, ma che è la precondizione per poter vincere nel mondo di oggi le grandi prove, le grandi sfide, venivano ricordate, è inutile dirlo, quelle che dobbiamo fronteggiare proprio in questo difficile periodo. Ebbene, questo spirito statuale di autorità, che non è autoritarismo, l'autoritarismo è un'altra cosa, a volte imporre l'idea con l'uso della forza e della coercizione, l'autorità e l'autorevolezza sono un'altra cosa, è il prestigio che si conquista in concreto agli occhi di una comunità, agli occhi dei cittadini, forse un piccolo pezzo di prestigio in più con l'annuncio di questa mattina lo abbiamo meritato, grazie. Chiudiamo con il calcio. Nel pomeriggio di ieri la Juventus ha battuto il Napoli 2-1 nel recupero della terza giornata della Serie A, un incontro che si doveva giocare lo scorso 4 di ottobre, poi
per varie problematiche legate al coronavirus, con i casi di positività di Zielinski ed Elmas è stata rinviata fino al 7 di aprile. Le reti sono state siglate da Cristiano Ronaldo al 13esimo, nella ripresa il raddoppio bianconero con il subentrato Paulo Dybala e infine un calcio di rigore segnato da Lorenzo Insigne. Una partita vivace durante tutto l'arco dei 90 minuti con occasioni da ambo le parti, ma il risultato è restato nelle mani dei bianconeri, che sono riusciti a riscattare le ultime deludenti prestazioni. Per gli uomini di Gattuso una battuta d'arresto alla corsa Champions League, ma non è tutto da buttare. Nella ripresa la reazione è stata positiva e il sogno Champions League non è affatto svanito. Soddisfatto Pirlo in conferenza, ha detto era importante questa vittoria per riportare un po' di autostima nel gruppo dopo le recenti prestazioni non brillanti. Per quanto riguarda il forcing finale partenopeo, ha detto l'allenatore bianconero, è normale, un po' di sofferenza ci stanno, messo tanti attaccanti in campo, però tutta questa sofferenza può farci bene per il futuro. Con il calcio chiudiamo questa edizione del telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci.